400 anni dopo, in Irlanda, c'è un altro bambino di 7 anni. Anche lui molto attaccato alla vita, nonostante i malanni che lo costringono a letto da quando è nato. Il suo nome è Abraham, il cognome Stoker, anche se tutti lo chiamano Bram. Soffre di una malattia sconosciuta che gli toglie ogni energia. A nulla sono serviti i continui salassi del medico per buttare via il sangue cattivo. Bram ha la sensazione che le sanguisughe lo mangino vivo. L'unica cosa che lo fa sentire meglio è ascoltare storie di chi sta peggio di lui. Così la madre Charlotte gli racconta di epidemie e di contagiati seppelliti vivi ai tempi del colera, quando lei era solo una ragazzina. Poi un giorno all'improvviso Bram si alza in piedi e ritrova tutta l'energia di un bambino della sua età. Dove abbia preso quella forza rimane un mistero anche per i medici. Forse proprio grazie a questa miracolosa guarigione o alla sua passione per le cose terribili che anni dopo Bram si interessa a certi oscuri fatti accaduti dall'altra parte del mondo, nel New England. In alcuni ritagli di un giornale americano ritrovati nel suo diario si parlava di una misteriosa malattia che aveva sterminato un'intera famiglia. Probabilmente si trattava di tubercolosi, ma questo all'epoca la gente non lo sapeva. Gli abitanti del paese decidono di riesumare tutta la famiglia fino a che non ritrovano il corpo della figlia minore, la 18enne Mercy Brown, ancora intatto. Le sue unghie erano ricresciute, il cuore era gonfio di sangue. Inoltre, dai resoconti si dice che il corpo emettesse suoni vivi. Tra le persone allora iniziò a serpeggiare un'idea inquietante, che il responsabile di quegli omicidi non fosse altro che un vampiro. Il pallore, il deperimento, tutto sembrava collimare con i segni che queste creature lasciano sulle vittime in seguito al morso fatale. Si sa, in questi casi il miglior rimedio è un paletto conficcato nel cuore, ma evidentemente la gente del New England aveva usanze diverse e preferì bruciare il cuore di Mercy Brown.